Il ricordo più bello, sappiamo tutti qual è. Qual è? È bello. Io che so sì. Quando hai capito che poteva succedere qualcosa di grande? Quando hai capito forse arrivo in finale, forse vinco? Beh, devo essere sincera, fino a quando non ci sono arrivata personalmente non l'ho capito, nel senso che io sono andata... ho vissuto quel torneo particolarmente con molta serenità, giocando partita per partita, e ogni partita mi sentivo sempre meglio, ma non ho mai avuto la sensazione di dire questo è il mio momento. Forse è stata anche quella la cosa positiva, che mi ha lasciato un po' di serenità e di leggerezza in più, che poi mi ha portato a fare quello che ho fatto. Dei trionfi in Federation Cup, uno al quale rimani più legata? No, non te ne posso scegliere uno, devo essere sincera, non posso sceglierlo perché ogni Federation Cup è stata speciale nella sua maniera, no? Abbiamo vissuto dei momenti incredibili, problemi, prima in una gara piuttosto che in un'altra, una finale tragica per una piuttosto che per un'altra, quindi sono veramente indimenticabili tutte e speciali tutte nella loro maniera. Stiamo vedendo il miglior Fabio Fognini quest'anno, quanto c'è di Flavia Pennetta in questo suo processo di maturazione? Niente, no, io cerco solo di essere lì e di dargli il mio appoggio, quello che posso, quello che lui in quel momento di cui ha bisogno, no? Quindi magari se a volte mi cerca più per una maniera che in un'altra, io cerco di essere sempre abbastanza... trovo la maniera per aiutarlo, sia che vuole che sia soltanto sua moglie, piuttosto che sia qualcosina in più, che magari mi chiede una cosa tecnica. Cerco di capire lui che cosa vuole e allora mi metto nelle condizioni di non oltrepassare mai la linea. L'ultima, a Shanghai in semifinale non c'erano né Federer né Nadal, ha vinto Medvedev, né Djokovic. La next gen è già presente. Beh, e sì. Come parte di questa next gen ci sono anche due, un italiano, Matteo Berrettini, e in prospettiva Jannik Sinner. Sì. Cosa pensi di Berrettini e di Sinner? Sinner lo conosco meno, devo essere sincera, l'ho vista giocare agli US Open quest'anno, mi è piaciuto moltissimo. È un ragazzo molto giovane, già si parla forse anche un pochino troppo, secondo me. Un consiglio vi do, ragazzi, parlatene meno, così lo lasciate più tranquillo, più che altro per quello, perché non è facile gestire tutte le aspettative che hanno gli altri, no? Quindi più tranquillo e sereno lo lasciate, meglio è. Matteo è diverso, è già più grande, è già più pronto, sta facendo delle cose meravigliose, il suo tennis può crescere ancora tanto e quindi sicuramente nel futuro il tennis maschile italiano sarà presente, io non ho nessun dubbio al rispetto. Flavia, due giorni fa Paolo Bertolucci ha detto che il tennis, in particolare maschile, è diventato più violento e meno tecnico. Invece che differenze noti nel tennis femminile negli ultimi 20 anni? Anche nel tennis femminile posso dire la stessa cosa, è diventato molto più violento e meno tecnico, tanto che forse ancora di più nel femminile si vede meno l'idea di gioco, nel maschio è più presente, no? Sono più ordinati, anche perché i maschietti appena sbagliano uno schema hanno perso il punto, questo nelle donne non è così e quindi ha ragione, non si può dire nient'altro che ha ragione, ma perché è diventato anche molto più fisico, siamo anche molto più atleti, molto più pronti fisicamente. Quanto farà bene al movimento tennis italiano in generale aver portato le ATP Finals a Torino? Ah, è una grandissima cosa, io credo che sia una vittoria, no, per il tennis italiano e anche per il movimento sportivo italiano. Credo che i giocatori italiani saranno ancora più spronati per arrivarci, sarà bellissimo perché comunque gli spettatori italiani e l'appassionato italiano avrà la possibilità di vedere questi campioni da vicino e quindi il tennis comunque vada, sia che ci sia un tennista italiano o no, comunque il ragazzino si appassionerà sempre di più a questo sport, che è uno sport durissimo però meraviglioso. C'è tra le giovani campionesse di oggi, non necessariamente italiane, una che ti ricorda Flavia Pennetta? Oddio, no, questa domanda no, non so rispondere. Non so rispondere perché non lo seguo neanche tantissimo come magari tu puoi pensare, no? Io seguo tanto i grandi slam, però molto spesso mi ritrovo a leggere il tabellone e ci sono giocatrici che assolutamente non conosco, perché c'è stato proprio un cambio di generazione negli ultimi 2-3 anni, incredibile. Spero che ci sia sinceramente nel tennis italiano una prossima Flavia, una prossima Francesca, una Sara, una Roberta.
Credo che bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare duramente, avere un po' di pazienza perché adesso purtroppo i maschietti sono più forti delle femminucce, bisogna dire, hanno sofferto tantissimi anni, ma adesso loro sono insomma il fulcro del tennis in Italia, però io sono sicura che prima o poi uscirà qualcuno. Ultimissima, in questo ricambio Serena Williams sta ancora lì, Serena arriva in Williams, non la finale. togliete per favore, che nel tennis è fondamentale. Ce la farà a vincere questo ennesimo slam? Perché c'è un problemino con le finali. Spero di sì, devo essere sincera. Il fatto che lui e che lei sia sempre così vicina vuol dire che ancora ne ha tanto da dare, no? E nonostante l'età, nonostante abbia una figlia, nonostante comunque la si ritrova in alcune circostanze meglio fisicamente, a volte peggio, per esempio agli US Open stava benissimo in confronto magari a Wimbledon, era cambiato molto anche il suo fisico visivamente. Quindi io spero che riesca a passare questo scalino e a togliersi questo forse per lei è il gold più grande che abbia mai avuto e probabilmente una volta ottenuto dirà anche basta. Grazie. Grazie. Grazie.